Ok, allora. Naso, l'unica cosa che ci serve ha portato. un rituale. Il naso. Ha portato fortuna la scorsa volta. Devi stare anche su una gamba. Ok, codinzolando. Chilometri percorsi 0.2. Se noi clicchiamo qua e okay. Facciamo sì. Adesso ti faccio vedere Capitan Jeff su Pokémon. Okay. Oh mio Dio, come? Perché se noi mettiamo PJ. Ma non è Capitan Jeff. Ma guarda dove si mette. Mi licenzio. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go! È un video improvvisato perché semplicemente è uscita finalmente la nuova patch di Pokémon Go. Andiamo! Allora, cosa hanno aggiunto? Hanno aggiunto prevalentemente la possibilità di essere seguiti da un Pokémon che esatto. Ci seguirà tutto il tempo e ci permetterà di accumulare caramelle di quel Pokémon. Diciamo che hanno messo questa cosettina, è carina. Io mi aspettavo il Pokémon che ci seguiva, ma non l'hanno messo. Esatto. Unica nota negativa è che anch'io mi aspettavo che ci seguisse poi nella mappa. Stavo invece già pensando tipo a Snorlax gigantesco dietro di te che sì, cammina grasso grasso. Sì, sarebbe stato carino aggiungere proprio il personaggio che ti segue anche nella mappa, non è stato fatto. E diciamo che questo mi ha un po' deluso, perché io mi aspettavo esatto. Quasi sicuramente di avere il Pokémon che proprio ti segue realmente. Esattamente, insomma. In ogni caso la cosa però carina è che quando adesso clicchiamo il nostro personaggio, aspetta che ce la posso fare, guarda, compare il esatto, Pokémon al suo esatto, fianco, carinissimo, sì, che sì, è troppo sì. Bellino. Allora, la cosa che ho capito è che praticamente sono divise in dove tre parti. Qua? Boh, si stanno andando a casaccio. E ci sono i Pokémon che ti danno una caramella per ogni chilometro che si percorre tenendo quel Pokémon. Pokémon da 3 km e Pokémon da 5 km. Esatto. Credo esatto. Sia in base a quanto sono rari, ma mi è sembrato sinceramente che da un chilometro sono tutti i Pokémon più brutti. Tipo Pidgey, Rattata, sì, proprio quelli che trovi sempre, quindi esatto. Le caramelle te le fai così direttamente. Mentre per i Pokémon più bilanciati, tipo gli starter e tutti quelli un po' più carini, 3 km. Quelli rari ovviamente andiamo 10 km, cioè 10, no, 5 km. Cioè ragazzi, sinceramente tipo se Snorlax farti una caramella ogni 5 km non credo che esatto. Possa essere molto una mano, no? Mentre parli attivo anche un arumino che non dicevo, si sa mai. Hai la possibilità di attivare anche, cioè di guadagnare caramelle, che non è male, però, perché c'è sempre un però. Diciamo che una caramella è un po' pochino, detto chiaro e tondo, ragazzi, è un po' poco, soprattutto per quelli da 3, da 5, che comunque sono tanti chilometri sì, cioè, da percorrere. Facciamo un ragionamento. Hai il Pokémon Starter, esatto. Hai Charmander, lo vuoi portare 25 caramelle per 3 fa 75 chilometri. Capito. Ok, ovviamente non li devi fare solo camminando, perché comunque il Pokémon lo puoi trovare, catturare e fare anche così. Però diciamo che per arrotondare potevamo fare una cosa un pochettino più leggera. Più proficua, insomma. Però vabbè dai, ci accontentiamo, almeno fanno ancora pace. Quindi vuol dire che sono vivi, no? Dove vai? No, sto cercando di superare okay. Sto camion per non schiantarmi. Mi stai facendo le finte, mi confondi? Diciamo, almeno sì, cioè stanno lavorando a qualcosa, almeno sì, non hanno totalmente abbandonato il gioco, mettiamola così. Sono timido. Chi un graffito. Timido? È il nome del graffito. Il primo Pokémon comparso con la Roma, Sandshrew. Wow. Vero? Wow, che emozione. Contenta? Che emozione. Lo so. Dai, comunque, allora, tutto sommato, noi approfittiamo ovviamente per parlare di questo aggiornamento, perché poi, quando l'abbiamo sì. Accennato, saremmo mandando tutto qui dentro, aiuto. Quando l'abbiamo accennato nello scorso episodio, molte persone ci hanno detto fate subito un video così ce ne parlate subito, non appena esce. Esatto. Noi almeno l'abbiamo fatto, così possiamo discuterne assieme, anche voi ci potrete dire cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace, tutte queste cose, e nel frattempo ci attiviamo un bel arumino e speriamo di trovare qualcosa di più. Infatti vi facciamo vedere adesso. Adesso meglio come funziona, praticamente noi andiamo nel nostro profilo, clicchiamo sul Pokémon in questo caso, fermati, facciamo vedere bene, e vedi, e ci dice 3 km per una caramellina. Sta scodinzolando. Chilometri percorsi 0.2. Se noi clicchiamo qua e okay. Facciamo sì, adesso ti faccio vedere Capitan Jeff su Pokémon. Okay. Oh mio Dio, come? Perché se noi mettiamo PJ. Ma non è Capitan Jeff. Ma guarda dove si mette. Mi licenzio. Allora, trovami un signor maialino se io me ne vado. Ma non sta sul, anche se lo trovassi non sta sulla spalla. Mi dispiace, 1-0 per me, ho vinto. Dove stai andando? In un angolo. Vieni qui. Non torno più, fatti il video. Guarda che c'è la pupù di cane. Vieni, fatti il video da Ma ho già dei telefoni. Non mi interessa, trovo il modo di tenertelo, è stato tristissimo.
scoprire questa. E comunque, stavamo dicendo che no, poi... dimmi qualcosa di carino, altrimenti neanche che poi mi interrompi, vedi, se clicchiamo PJ ci dice soltanto un chilometro. Solo esatto. Che farci i chilometri di PJ, sinceramente, PJ, certo. Non se ne facciamo nulla. Chissà come si mette mute, forse è troppo grande per stare nella spalla. Perché nella spalla ce ne stanno un sacco, eh. Tipo, un sacco. Magari quelli volanti oppure no? Quelli piccoli. Quelli credo piccoli. Sia in generale quelli piccoli. Vabbè, PJ. Vabbè, sì, se la grandezza di un piccione, in effetti ci sta. Sì. Nella spalla. Lui, infatti, è piccolino. Allora, trasferimento sì. Perché Mute ne abbiamo allora, 2 miliardi. Nella spalla, secondo me. Allora, fammi vedere chi ci può stare. Sto pensando perché ne voglio trovare uno. Ok, io ho un'idea. Mm-hmm. Vediamo se lui resta sulla spalla. Se resta sulla spalla, impazzisci. Allora. No, ho sbagliato, devo andare nel profilo. Vedi okay. Che scatta tantissimo. Lo so, c'è anche caldo. Allora, vedi, se Growlithe stava a fianco come ma pensavo. Ma Growlithe poi è grande. Stiamo sprecando i chilometri costantemente. Chi se ne frega. Allora sì, guarda, secondo te su chi sta andando? Pikachu. Già, secondo me lui va sulla spalla. No, secondo me no. Vediamo. A parte che guarda che carino adesso. 2 ore dopo. Eccolo. No, vedi, no. Secondo me è più quelli volatili che abbia senso. No, che... Pikachu, non so perché. A differenza degli starter, Pikachu è un chilometro. Ah, tieniti Pikachu, dai, sì, ascolta. Sì. Pensavo che anche lui fosse 50 da 50 km e abbiamo Raichu. È facile. Dove andiamo? Qua, inizia così. A camminare, vai, inizia quando finisci. Ok, ti chiamo al telefono appena finisco? Sì, assolutamente. Va bene. Dove arrivi facendo 50 km da Cagliari? 50 km da Cagliari arrivi oltre Chia, mi sa. Quindi... Vabbè, dai, poi ti fermi un po' al mare. Che arriviamo a Milano. Bene prendere un po' di... No, Milano no, mi dispiace, dovresti anche nuotare parecchio, quindi... Vabbè, un po' camminato, un po' nuotato per alternare, no? È l'ora di pranzo e c'è l'odore di bistecca in giro. Fame. Sta venendo una fame incredibile. Comunque, allora, oggi è domenica, sì, e domani inizia la scuola quasi per tutti. Sì, è vero. Quindi credo che ci saranno un sacco di consolini tristi, però forse ragazzi, dai, tanto alla fine... Dai, non sarà così terribile su, ragazzi, non sarà così male, soprattutto il primo giorno. No, dai, ma il primo mesetto soprattutto, dai, si tende a fare poco e nulla, alla fine... Passa velocemente, già certo, è tranquillo. Certo, poi certo. Natale è già vicino, no? Si vede, guarda. Già, pensate già alle vacanze di Natale. C'è la neve. Sì, no? C'è talmente freddo che sicuramente vi viene già da pensare al Natale, giusto? Certo, però pensate certo. Alle vacanze, alle cose belle, dai. Pensate che poi, anche se siete a scuola, noi vi terremo sempre compagni con i nostri video. Ma quella è una delle cose peggiori, secondo me, da sapere per loro. Dai, cerchiamo. Allora, per domani faremo un video bellissimo. Che così, anche se gli va male la giornata e saranno tristi per il primo giorno di scuola, almeno cercheremo di farli sorridere. Ma stai promettendo una cosa che non sai fare, ovvero un video bellissimo. Stai zitto. No, ci impegneremo per fare un video bellissimo che farà sorridere. Ok, va bene. C'è un cagnolino che sta correndo seguendo le pigne, che carino. Ha sgommato malissimo e ci è caduto, che bellino. Io sto prendendo un macio. Un'altra cosa che in effetti ci avete chiesto è di fare un altro video delle evoluzioni. È vero. Il prossimo video abbiamo un po' di evoluzioni carine, forse arriviamo, se troviamo almeno qualche Pokémon in questi giorni, quando facciamo il video delle evoluzioni forse arriviamo a 100 Pokémon nel Pokédex, perché mi sa che siamo a 93 o 94, quindi ne mancano relativamente pochi e abbiamo un po' di evoluzioni per qualche Pokémon che non abbiamo nel Pokédex, quindi questa cosa è molto interessante. Assolutamente sì. Inoltre assolutamente sì. Non manca più troppissimissimo a fare il 23 e per troppissimissimo parlo di 32.000 di exp. Wow, proprio che non è proprio poco. Balzeccole, però... insomma, non so perché mi è venuta in mente questa parola. Oh mio Dio, ma che carino che sei Pikachu a fianco. Se ci bella. Seguisse realmente sarebbe carinissimo. Sai che faccio ora io? Vado in un negozio di giocattoli, mi compro un Pikachu e me lo porto appresso con un carrellino, così almeno mi dà la sensazione. Pensavo che vorresti travestire il cane da Pikachu. Oh mio Dio! Questa è un'idea geniale. Allora, è ancora più geniale di quella che ho pensato io. Adesso prendo un costume da Pikachu per cane che esisterà sicuro. Ok. Travesto Nami e me la porto in giro, così quando facciamo i video di Pokémon, così almeno... Aspetta, è rosso, stanno passando macchine. È solo una, era. Ah, ok, vabbè, non c'è nessuno in giro. Esatto. E ti dicevo, così almeno della sensazione di avere il Pokémon. Chi è che esce di domenica a luna?
solo noi. Quindi noi. È normale che non c'è. Abbonati a uscire quando ci sono 200 gradi. E soprattutto quando c'è il deserto. Ma ce la vedi Nami vestito da Pikachu? No. No, sarebbe terribile. Che cosa fantastica. Sarebbe una sventura. Se volete Nami vestita da Pikachu, fatemelo sapere perché lo faccio. No. Lo faccio. Ma non ti do il permesso di farlo. Ma non mi interessa registrare tutta di te. È mio conto tuo. Il metterò video. 200 foto su Instagram, ok? Ok, dai, no. Parlando di cose serie, siamo... hai trovato qualcosa di interessante? No. Quasi. Ok. Quasi, perché siamo a 2 chilometri con l'uovo, quindi tra poco si schiude. E ovviamente... Speriamo almeno nell'uovo. Ovviamente non troveremo mica PJ. E neanche Zubat. Non lo so. Troveremo qualcosa di figo. Lo spero. No, no, non è così oggi, eh. È così, io lo so già, è stato scritto negli antichi testamenti, ok? Attento che ci sono piccioni lì sopra, ti fanno le sorpresine in testa poi, dimmi. No, scusi. Guardate quanti sono. Ciao piccione. Vuoi litigare? Lasciali in pace che hanno caldo pure loro, poverini, poverini. Ok, 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 allora. Naso, l'unica cosa che ci serve è un rituale. Il naso, ha portato fortuna la scorsa volta. Devi stare anche su una gamba. Ok, ci sto anch'io, aspetta. Ok, vado. Dai, su una gamba. Ok. Vediamo. Sto cadendo. Ti tengo. Dai, dai. Ma, Allora, andiamo. Sei caramelle. Sei. Non ho parole. No, guarda, quando deve andare male qualcosa va sempre peggio. Proprio, poi. Esatto, cioè. Non cambia. Ne abbiamo nominato due per non avere quei due e non abbiamo pensato a Caterpie. Vulpix, che probabilmente se catturiamo questo, non so se basta, forse ne servono altri due. Però comunque però non manca molto, siamo vicinissimi all'evoluzione anche di questo. Dato che parlavamo del video di evoluzioni, questo è uno dei Pokémon che siamo vicini ad evolvere. Anche Psyduck eravamo abbastanza vicini, che sarebbe fighissimo anche lui. Sì. Siamo un sacco di roba carina. Comunque, prossimo video siamo indecisi se andare al porto, a Monteclaro, a Monterpino. Abbiamo detto anche lo scorso episodio. O questo. Sì, perché sono molto indeciso. Anche perché Porto sta ancora facendo troppo caldo, almeno sì, invece nei parchi si può respirare un minimo di più perché ci sono un sacco di zone all'ombra riparate, quindi secondo me o Monteclaro o Monterpino. Io stavo pensando Monteclaro, puntando a far evolvere Bulbasaur, perché anche lì ne troviamo tantissimi, e fare un video dove catturiamo i Bulbasaur e un video invece dove attiviamo 3 Pokéstop, perché sì, lì c'è un punto dove si possono attivare 3 Pokéstop e vediamo cosa troviamo, perché potrebbe comunque essere... è molto lontano da qua, quindi qualche Pokémon diverso si dovrebbe sì, trovare. Sì, può essere una buona idea, può essere Vulpix, una buona idea. Faccio un regalino di fine giornata. Aspetta, ma in tutto questo, senza animazione né nulla, Pikachu ci ha dato una caramella. C'è... Quindi è buggato il contachilometri, però ce le sta dando? No, allora... Non ho capito. Praticamente ti avverti in alto a destra quando ti do una caramellina. Io mi aspettavo un'animazione, qualcosa di bellino, tipo "Hey, hai fatto 1 chilometro, capito?" E invece no. Ti compare una caramellina e ti stai zitto. Comunque ragazzi, ci fermiamo così. Questo aggiornamento è carino. Speriamo che però abbiano intenzione di fare qualcosa di un po' più importante a breve, perché davvero ci stanno esasperando con questa cosa. Anche... Sì, noi continuiamo a giocare perché comunque speriamo che vengano aggiunte le cose che avevano detto tempo fa, ovvero la possibilità di sfidarsi tra allenatori e di scambiare Pokémon. Esatto, e spero che aggiungano anche qualche miglioria nelle palestre, perché al momento non sono, secondo me, poi se aggiungono la seconda generazione potete immaginare quanto diventa una figata, quindi noi continuiamo a giocare per questo e anche perché comunque è un modo diverso di comunicare con voi, perché rispetto a quando siamo seduti davanti al PC con la webcam esatto. È diverso, quindi diciamo che è un altro modo di fare video assieme a voi, quindi la facciamo per questi motivi, però si devono sbrigare, sì, perché speriamo davvero che migliorino il gioco il prima possibile, altrimenti gli account li tiri in faccia. Sì, proprio vado, aspetta. Che succede? Growlithe e PJ sono venuti tutti alla fine per fare un po' la festa nell'altro. La festa, perché anche loro hanno detto finalmente è finito, è troppo caldo. 49 di potenza Growlithe, davvero. Ci fermiamo così ragazzi, ciao ciao, ciao, ciao.